Buongiorno, ci troviamo oggi con il professor Giancarlo Giudici, docente all'interno della prima unità didattica Fondamenti di Ingegneria Gestionale nel Master Project Management delle Opere Strutturali e Infrastrutturali, ormai da tanto tempo, credo, probabilmente dalla prima edizione, perché diciamo, ha tenuto la sua prima lezione di questa edizione del master, perché ci racconti i contenuti delle lezioni che farà all'interno di questo master. Sì, grazie, mi fa molto piacere essere qui. Il modulo di cui io mi occupo riguarda il tema della valutazione degli investimenti. Il tema della valutazione degli investimenti è molto importante sia in una fase di pianificazione, perché si tratta di avere a disposizione degli strumenti che ci consentono di determinare se un certo progetto di investimento può creare valore per la nostra attività imprenditoriale oppure no, sia anche in una fase di controllo dei risultati, perché è importante disporre di alcune metriche che ci consentono di valutare poi la performance di un progetto. E questo è un mestiere abbastanza tipico dell'ingegnere, quello del project manager, e cioè di chi gestisce un progetto. Come abbiamo visto, ci sono elementi di natura economica-finanziaria di cui bisogna tener conto. E infatti nell'ambito delle mie lezioni io mi occuperò di una serie di tematiche tutte relative a come si valuta un progetto di investimento. Il programma prevede innanzitutto di partire dalla definizione delle metodologie finanziarie, e secondo queste metodologie un progetto di investimento si valuta guardando alla capacità che esso ha di modificare flussi di cassa in ingresso e in uscita per l'impresa. E in pratica la conclusione alla quale si arriva è che un progetto crea valore, e diremo ha un valore attuale netto positivo, se il valore dei flussi di cassa positivi differenziali che genera è maggiore rispetto agli investimenti che invece comporta. Per arrivare a questo risultato è necessario però introdurre anche il concetto di costo del capitale. Esiste un valore temporale del denaro, tipicamente un progetto assorbe risorse in una fase iniziale e genera invece vantaggi e benefici in termini di redditività Successivamente. successivamente, e quindi bisogna fare un trade-off, Scontare il e esatto, il presente. costo del capitale serve proprio per attualizzare tutti questi costi e invece dall'altra parte i benefici e poterli confrontare. Arriveremo poi al concetto di tasso interno di rendimento, che vuol dire qual è la redditività intrinseca che offre un progetto, tempo di ripagamento e quindi qual è l'orizzonte di tempo oltre il quale un progetto comincia a creare valore per noi, e poi vedremo altri aspetti più di dettaglio che sono legati ad esempio alla valutazione degli effetti del finanziamento. Difficilmente le imprese, soprattutto per implementare progetti di grandi dimensioni, hanno le Del risorse tutto autonomo. necessarie. Quindi si tratta anche di valutare quali possono essere gli effetti di raccogliere capitale da fonti esterne, il più delle volte ad esempio da delle banche. E poi infine quello che vedremo è la valutazione in contesti di elevata incertezza. Quindi tratteremo tematiche quali ad esempio le opzioni reali, piuttosto che metodologie che sono basate su analisi di scenario, su simulazioni che consentono di valutare un progetto di investimento anche quando abbiamo condizioni di incertezza molto elevata, quindi ad esempio quando parliamo di investimenti in tecnologie non ancora ben consolidate oppure in progetti per i quali è molto difficile stimare dei flussi di cassa attesi per il futuro. Benissimo, grazie, molto esaustivo e molto utile. Ecco, diciamo, mentre la valutazione dell'investimento nella prima fase è chiaro, senza avere un'idea precisa che un investimento darà un ritorno positivo, non si parte a fare nulla. Come credi che queste informazioni possano essere utili poi anche nel corso gli interventi, diciamo, di natura strutturale, infrastrutturale, che sono il cuore di questo master, magari impiegano anni, no, a portarsi a termine. Come credi che queste informazioni possano essere poi usate anche durante lo svolgimento di questi Sì, c'è una interventi tecnici? metodologia particolare che noi vedremo che si chiama Economic Value Added, e cioè una metodologia che ci consente di monitorare
periodo per periodo, quello che è da una parte il consumo di capitale di un progetto, quindi le risorse che vengono allocate al progetto, e dall'altra parte di vedere invece qual è il valore economico anno per anno creato. È una metodologia che le imprese utilizzano in maniera corrente e non a caso, come dicevi tu, le utilizzano soprattutto le grandi società che lavorano su grandi commesse, su grandi progetti, anche infrastrutture, per monitorare nel corso del tempo quella che è la redditività del progetto, per vedere se il capitale assorbito è in linea con le aspettative, per vedere se la redditività è in linea con le aspettative o no, perché poi evidentemente un tema molto importante è quello di attuare dei correttivi e di andare a capire perché, quali sono le motivazioni. Abbiamo dei ritardi ad esempio nell'incassare delle fatture, o piuttosto abbiamo dovuto assumere più personale rispetto a quello che era previsto, quindi cercare anche di capire quali sono le motivazioni del risultato, certo, che è diverso rispetto tenere a quello che tenere monitorate queste cose ti dà un po' come la spia d'allarme nel caso qualcosa non funzioni come si sì, ci perché si poi l'idea è poi per andare a capire qual è il motivo di intervenire. Esatto. Certo. Grazie Giancarlo, ti lascio alla seconda parte della tua lezione. Grazie, buon lavoro, grazie.